Ciao a tutti, sono Enrico Toso, sono il titolare dell'azienda Corte dei Sapori, lei è mia sorella Alessia e oggi vi presentiamo la nostra azienda. Corte dei Sapori nasce nel 2014, fondata nel 1800, tramandata da mio padre e figlio da ben 4 generazioni. Tutto ha inizio dal nostro bisnonno Archimede, che ha sempre allevato bovini, e comprendendo tutta la filiera e occupandosi anche della coltivazione della terra. Il bisnonno aveva per la maggior parte allevamento solo di bestiame ed un piccolo allevamento di suini solo per uso familiare e praticava durante il periodo invernale il norcino, che sarebbe l'attuale macellaio, e andava da amici e parenti e si manteneva facendo proprio questo mestiere. Contemporaneamente, negli stessi anni, nostro bisnonno Archimede trasformò l'allevamento di bovini da lavoro a bovini da latte, e questo assieme al figlio Alfeo, nostro nonno. Però il nostro nonno, con la mancanza prematura, lasciò l'azienda in mano al figlio Gianluca, nostro papà. Gianluca, per il primo momento, continuò con l'allevamento di bovini da latte, integrando successivamente con l'allevamento di bovini da carne. Nel 92 papà iniziò con l'allevamento di suini, fino ad arrivare nel 2014 con circa 50 scrofe. I suini nascono in azienda e poi vengono allevati liberi a stato brado. Dal 2012 papà può contare anche sul nostro aiuto e lui si occupa ancora adesso dell'allevamento e della campagna. Noi ci occupiamo, Enrico, della disossatura e della lavorazione della carne. Io mi occupo della parte amministrativa dell'azienda e poi abbiamo anche nostra mamma che ci aiuta e serve al banco, e se volete conoscerla potete venirci a trovare. Per saperne di più seguite il link in descrizione, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. E se il video vi è piaciuto, lasciateci un like. Ciao a tutti!